100 presenze, un bel traguardo. Sì, un bel traguardo e una bellissima emozione. Quasi impensabile quando sono arrivato tre anni fa. Devo dire che sono veramente onorato di far parte di questa storia dell'Arezzo. Tre campionati diversi, però ugualmente importanti. Assolutamente sì. È stata veramente una grande altalena di emozioni in questi miei tre anni, dalla battaglia totale alla semifinale per la B e ad un campionato ancora in corso che possiamo toglierci ancora qualche soddisfazione, quindi direi molto molto gratificante. Il rapporto con i giovani? Il rapporto con i giovani è speciale perché ecco, mi fanno sentire ancora giovane e quindi è quella la forza e la motivazione che mi spinge ad andare ancora avanti, a correre ancora per questa città e per questa società. Proprio per... Consiglio veramente a tutti di vivere con grandissime motivazioni e grandissime emozioni la maglia dell'Arezzo. La squadra finalmente è riuscita, come dire, a raggiungere un successo fuori casa, desiderato. Sì, ma io direi che non viene nulla per caso. Ecco, la squadra, io non avevo dubbi che si riuscisse a fare una grande prestazione. Poi, ecco, coronata con i tre punti, penso che era arrivato il momento giusto perché avevo visto lavorare durante la settimana tutti i miei compagni, la squadra penso che è stata una vittoria meritata, ma fatta veramente di grande cuore e di grande sacrificio. I tempi di recupero adesso? Speriamo di andare nelle tre settimane, ma non penso che in settimana saprò essere più chiaro. Beh, intanto è sul Monza? Sul Monza affrontiamo secondo me la squadra più forte dei tre gironi, però sono partite belle da giocare, quindi convinto che faremo una buonissima prestazione. Grazie.